In un precedente articolo avevo esposto lo stack di tutti i componenti dati della piattaforma Microsoft e poi di questi avevo evidenziato quali rappresentano i big data. Oggi vediamo quali sono le architetture di riferimento per gli scenari di data warehousing abilitate dai componenti big data che abbiamo visto nella prima parte. Analizzeremo ora quindi i tre scenari che lo stack Microsoft permette di realizzare. Qui li descrivo ad alto livello e poi entreremo nel merito nelle prossime slide. Allora, il primo scenario è il Modern Data Warehousing, che è il più classico e il più diffuso. Qui dentro troviamo il 65% di tutto il Business Analytics, incluso Big Data e Advanced Analytics. Lo vedremo in dettaglio a partire dalla prossima slide, ma vi anticipo le principali operazioni presenti all'interno di questa architettura. Primo, ingestione dei dati strutturati e non strutturati da parte di sorgenti eterogenee verso il Data Warehouse. Due, elaborazione sui dati per pulirli e renderli omogenei in un formato adatto all'analisi. 3. Preparazione di un output strutturato che viene dato in pasto al servizio Analysis Services. E infine analisi approfondite e interattive attraverso gli Analysis Services per ottenere insights che a causa di complessità e dimensione non sarebbero mai stati visibili altrimenti. Ebbene, in cosa differisce invece il secondo scenario AA Advanced Analytics on Big Data rispetto al primo? La differenza chiave è che si applicano algoritmi di analisi ai dati e si effettuano operazioni di training dell'algoritmo che hanno lo scopo di ottenere dei modelli predittivi, diciamo delle formule, da applicare ai dati per ottenere informazioni che prima non c'erano. Questa è la differenza fondamentale. Infatti, nel primo caso tiriamo fuori informazioni, diciamo, nascoste dalla complessità e dai volumi. In questo caso invece cerchiamo di tirare fuori informazioni che non ci sono, insomma, cerchiamo in qualche modo di prevedere il futuro grazie all'inserimento in architettura di componenti quali machine learning services, librerie machine learning per Spark, strumenti di sviluppo con linguaggi R e Python che oggi sono in grado di lavorare anche con centinaia di terabyte di dati e produrre risultati quasi interattivi, a volte nell'arco di alcuni minuti, se non di secondi, rispetto a tempi di ore, addirittura di giorni o settimane che occorrevano fino a poco tempo fa. Questo è ciò che viene abilitato dallo scenario di Advanced Analytics su Big Data. E per finire, il terzo pattern, Real-Time Stream Analytics, prevede di affiancare servizi di ingestion basati su Data Factory anche componenti di Real-Time Ingestion come HD Insight con Kafka e soprattutto IoT Hub e Event Hub. Questo perché le trasformazioni non possono considerare solamente dei batch che lavorano su dati già depositati nello storage, ma devono includere la possibilità di analisi che si applicano anche a dati che entrano in tempo reale attraverso i servizi e i canali che stavo menzionando adesso. Bene, scaviamo allora un po' più a fondo su questi pattern per vedere qual è l'architettura che li sostiene e partiamo con lo scenario di Big Data e Data Warehousing. Partiamo proprio dall'inizio con uno scenario tradizionale, insomma, abbiamo delle applicazioni, le applicazioni si appoggiano su un database che possono essere database nel cloud o on-premise. Ebbene, volendo andare oltre e combinare questi database in un unico contenitore per avere, diciamo, una visione olistica del nostro business, è qui che si posiziona lo scenario di Data Warehouse. Ora, il Data Warehouse è fortemente caricato di lavoro per il fatto che deve macinare enormi quantità di dati complessi, quindi sarebbe un errore appesantirlo permettendo agli utenti di collegarsi direttamente ed effettuare delle query interattive. Questo è il motivo per cui si posiziona fra il Data Warehouse e l'utente un layer chiamato Azure Analysis Services che serve appunto a fare da polmone fra dati e utenti. Questa è un'architettura estremamente comune che le persone che lavorano solitamente con i dati avranno implementato probabilmente decine se non centinaia di volte. Ecco, una variante di questo scenario prevede che i dati possano risiedere anche su sistemi diversi da Microsoft SQL Server o Cosmos DB, per esempio potrebbero trovarsi sul cloud di Amazon oppure trovarsi in file CSV, Excel, JSON. In questo caso cambia solo leggermente perché i dati vengono iniettati da servizi di ingestion come Azure Clio o Data Factory che menzionavo prima, ma poi il resto del flusso rimane invariato. Bene, allora è il momento di capire in cosa consiste Azure SQL Data Warehouse. Diciamo che ha quattro obiettivi primari. Primo, offrire un'enorme potenza lavorativa. Oggi è possibile fare lo scale-up fino a 30.000 DVU, Data Warehouse Units, grazie ad un'architettura MPP, Massive Parallel Processing, distribuita anche su 60 nodi computazionali. Secondo,
storage colonnare illimitato con possibilità di scalare fino a centinaia di terabyte di dati strutturati. E sottolineo strutturati perché tra un attimo vedremo una distinzione importante. Per il time to value abbiamo introdotto le code per gestire complesse applicazioni che utilizzano i componenti dell'engine database per comunicare tra database diversi. Gli sviluppatori possono quindi utilizzare il service broker per compilare con facilità applicazioni distribuite e affidabili. E per ultimo, ma non ultimo, Azure DVH è integrato e compliant nel panorama di security offerto dal Cloud Azure. Bene, adesso torniamo al nostro scenario di Modern Data Warehouse, perché tutto quello che abbiamo detto finora vale per i dati strutturati. Ma che cosa succede allora quando i dati che arrivano sono unstructured, come file PDF, video, JSON, CSV? Perché questo tipo di dati, da una parte, possono essere memorizzati in formato raw in object stores come blob storage e data lake storage. Bene, ma poi? E se questi dati sono in un formato che DVH può capire, come un CSV o un XML? Ecco, diciamo che questi sono formati molto vicini al formato strutturato, diciamo che sono semi-strutturati. Beh, in questo caso possiamo sfruttare una funzionalità chiamata Polybase, che importa da un blob o da un data lake storage come se fossero effettivamente tabelle i dati che sono contenuti. Ma se invece sono file binari o comunque non predisposti per l'inserimento tabellare, allora abbiamo bisogno di un engine specializzato. E questo engine si chiama Databricks, che è un servizio Azure PaaS a tutti gli effetti. Tenete in sospeso solo per un momento le domande su perché ho scelto Databricks e non Hadoop Insight o Spark o Storm Hadoop. Ci arriveremo tra un paio di slide, ma ora focalizziamoci sull'architettura. Data Factory fa l'ingestion dei dati verso il DVH oppure verso Azure Storage o Data Lake. Io questo lo abbiamo già detto prima. Databricks preleva dallo storage e li processa con un modello altamente scalabile. Una volta che i dati sono elaborati e sono strutturati o semi-strutturati, possono essere inviati da Databricks direttamente al DVH verso il quale ha degli specifici connettori, oppure possono essere rimandati indietro nel blob storage o nel data lake storage e poi lasciare che SQL Data Warehouse li prelevi da lì direttamente attraverso la magia del Polybase. E ancora, se dobbiamo pubblicare informazioni che si trovano esclusivamente nel Databricks, possiamo collegare la dashboard analitica anche direttamente al Databricks. Ecco, questo è lo scenario di Modern Data Warehouse. Considerato che le statistiche di mercato ci dicono oggi che solo il 20% dei dati aziendali sono strutturati, la cosa eccezionale è che questo scenario rispetto a quello tradizionale permette di realizzare dashboard analitiche che sono 5 volte più profonde, perché mostrano non più il 20%, ma il 100% dei dati aziendali. Prima di proseguire, facciamo un approfondimento, come avevo promesso, su Databricks. Databricks è stato annunciato recentemente da Microsoft ed è frutto di una partnership strategica che abbiamo fatto con una startup che si chiama appunto Databricks. Databricks è stata in precedenza anche una soluzione dell'omonimo ISV su AWS. È stata creata dagli stessi cofondatori di Spark, che sono di fatto i leader della community tecnologica di Spark. Con questa partnership abbiamo portato la tecnologia Spark su Azure, aprendola come servizio e integrandola nativamente con il resto dei servizi della piattaforma Azure. Vediamo quindi quali sono i suoi componenti chiave. Innanzitutto, Databricks consiste in un runtime engine di Spark altamente ottimizzato. È il miglior engine di Spark oggi disponibile sul mercato. Due, comprende una serie di strumenti per migliorare la produttività, singoli jobs e workflow. E cosa importante, forse anche più delle altre, consiste in un ambiente di collaborazione dove oggi si possono collegare e collaborare data engineer, data scientist e business analyst, tutti nello stesso posto da cui vedono gli stessi dati. Tornando quindi alla nostra architettura di Modern Data Warehouse, ci possiamo chiedere perché non sostituire Databricks con Hadoop Insight? E la risposta è certamente. Ma chiediamoci per fare cosa? Perché se dobbiamo sfruttare caratteristiche del cluster diverse da Spark, la risposta può essere Hadoop, la versione Hortonworks inclusa in Hadoop Insight, per fare analisi MapReduce o sfruttare Ambari, Uzi,
HBase. E allora, perché secondo voi ho scelto Databricks invece di HD Insight, che è una tecnologia molto più matura, sempre offerta da Microsoft? La ragione è che se analizziamo la market share delle soluzioni di HD Insight, ci accorgiamo che una grande fetta, la più grande fetta di mercato, utilizza Spark come engine di Big Data Processing. E quando parliamo di Apache Spark, come dicevo prima, il miglior modo di eseguirlo è attraverso Databricks, perché è più performante, perché offre la migliore user experience per facilità e funzionalità, e oltre che per velocità. Ed è integrato nella piattaforma Azure, che significa che possiamo collegarci con le credenziali di Active Directory e collaborare con altri utenti autenticati sulla stessa piattaforma. Quindi, ripetiamo, se il cliente è già fidelizzato sulla piattaforma Hadoop perché utilizza strumenti open source come Ambari, UCI, HBase, Hive, Storm, Microsoft supporta pienamente una piattaforma Hadoop che si chiama HD Insight con 7 diverse personalizzazioni a seconda delle esigenze. Ma se il cliente pensa ad Hadoop per utilizzare Spark, allora la scelta è una sola: Databricks. E per completezza è giusto ricordare che c'è un'altra possibilità: Data Lake Analytics, che è un sistema di analisi estremamente potente, in questo caso proprietario di Microsoft, non open source, e quindi direttamente supportato in tutte le sue caratteristiche di funzionamento. Ma anche qui, perché questo e non Databricks o una delle versioni di HD Insight che menzionavo prima? Ancora una volta, dipende dal tipo di cliente con cui stiamo lavorando. Ricordate, tradizionalista o early adopter. Nello specifico, Azure Data Lake Analytics fornisce un motore estremamente potente che integra funzionalità per fare data engineering, data science e real-time processing, tutti nello stesso strumento e piattaforma. E quindi per un cliente tradizionalista che cerca un sistema non di interactive processing, che è una caratteristica tipica di Databricks, non di machine learning spinto, perché qui le caratteristiche sono comunque limitate, ma in compenso offre un ambiente integrato per il batch processing e stream processing estremamente affidabile, che è coperto da pieno supporto e un beta testing tipico di prodotti commerciali. Allora Data Lake Analytics può essere in questo caso la scelta ideale. E anche dal punto di vista DevOps, questa è la scelta più concreta per introdurlo all'interno di un'infrastruttura. Quindi in sintesi, questo è il panorama di scelte possibili secondo le due dimensioni di DevOps e facilità di utilizzo. Ora non mi aspetto che leggiate tutto quello che c'è scritto qui, ma vi lascio questa documentazione per chiarire il fatto che Microsoft ha ben chiaro il posizionamento delle sue tecnologie. Se è Spark, Databricks. Se è qualunque cosa fuori da Spark di tipo open source, HD Insight. Se è qualunque cosa al di fuori di Spark di tipo proprietario, Data Lake Analytics oppure Azure SQL Data Warehouse. Per machine learning è anche più facile. Se serve un ambiente dove creare modelli, istruire gli algoritmi e sviluppare test, la risposta è machine learning service. Allora, ho raccontato in modo abbastanza approfondito il primo scenario, che è il più tradizionale e diffuso. Parlerò ora più rapidamente degli altri due che avevo esposto nella prima diapositiva. E passiamo quindi subito al secondo, che, come avevo anticipato, introduce algoritmi predittivi nell'analisi dei dati. Questa è l'architettura più diffusa di Advanced Analytics su Big Data che abbiamo implementato presso i nostri clienti. Questo scenario sfrutta la stessa piattaforma per la raccolta e lo storage dei dati, che abbiamo visto prima, ma in più introduce un nuovo layer per l'analisi e il processing dei dati. Si tratta del layer che vediamo qui in alto, che permette di scalare nella realizzazione e nell'applicazione dei modelli di machine learning. Databricks è infatti la piattaforma di scale out che permette di realizzare, di testare, di distribuire, di fare il deployment di modelli di machine learning. Contiene infatti moduli come le librerie di machine learning di Spark che possono essere richiamate da codice Python ed R. Una volta realizzato il modello, questo può essere distribuito su una moltitudine di nodi che fanno parte del cluster di Databricks, configurabile direttamente all'interno della piattaforma Microsoft Azure, in modo del tutto indipendente e trasparente rispetto alla gestione del codice. Come già raccontato per il primo scenario, anche qui potremo sostituire Databricks con HD Insight. In particolare, le funzionalità di machine learning contenute in Databricks potrebbero essere sostituite da Azure Machine Learning Server, che precedentemente era noto con il nome di R Server, oppure con Azure Machine Learning Services. Scegliere l'una o l'altra soluzione dipenderà
anche in questo caso, dal tipo, dalla predisposizione del cliente, early adopter o tradizionalista, ricordate dalla presentazione precedente, e da considerazioni pratiche sull'economicità di una soluzione rispetto all'altra, tenendo conto, per esempio, che Databricks è un servizio di cloud pagato a consumo che per default si spegne automaticamente dopo 120 minuti di utilizzo. Naturalmente, una buona telemetria sui servizi e sui prodotti, se non sono nel cloud utilizzati dal cliente, aiuterà nel prendere meglio queste decisioni. L'altra considerazione importante è come pensiamo di restituire al cliente i risultati delle analisi analitiche in modo performante ed efficace. Ed è qui che servizi come Cosmos DB possono risultare particolarmente vantaggiosi. Una serie di connettori per Cosmos DB, infatti, permettono di agganciare lo storage di Databricks o Spark, accedendo così in modo del tutto trasparente al risultato delle elaborazioni degli esperimenti effettuati dal cluster. E concludiamo ora con il terzo e ultimo pattern che rappresenta l'architettura di riferimento per il Data Warehouse, quando i dati vengono raccolti in streaming attraverso sistemi di ingestion real time. Anche in questo caso lo scenario è simile ai precedenti. Focalizziamoci quindi sulle differenze che stanno qui sulla sinistra. Come abbiamo già detto prima, per l'ingestion dei dati abbiamo una moltitudine di servizi disponibili dedicati a specifici scenari di data ingestion in real time. Kafka, per esempio, per chi già conosce questa tecnologia open source, è robusta e consolidata. E Kafka può parlare direttamente con Databricks, oppure possiamo connettere Kafka ad HD Insight e in particolare ai servizi Storm che offrono un vero real time, se non possiamo permetterci, se non possiamo accontentarci di Spark che usa dei micro batches che sono quasi real time. Spark e Storm, come sappiamo, sono due delle sette varianti di HD Insight. E naturalmente restano collegati ad HD Insight o Databricks i servizi di machine learning che ho descritto per lo scenario precedente. Ma in aggiunta possiamo valutare Azure Stream Analytics al posto di HD Insight, che risulta la soluzione migliore se cerchiamo facilità d'uso o un ambiente serverless di elaborazione. Chiudo questa presentazione riprendendo la definizione accademica di Lambda Architecture, che come sappiamo prevede di abbinare il percorso caldo dei dati real-time con l'elaborazione fredda batch dei dati. Ebbene, questa è esattamente la base su cui abbiamo disegnato tutti e tre gli scenari che abbiamo visto oggi, con le relative varianti, ma che hanno tutti in comune un punto fondamentale, ovvero la loro integrazione in un'unica piattaforma cloud di Microsoft che garantisce compatibilità, supporto